Liberi TV, Riccardo Cristiano, spiaggia di Nocera Terinese, in compagnia dell'ormai conosciutissima Angelina Pettinato con il suo Sognando la meta, un romanzo che già conosciamo perché lo abbiamo registrato, abbiamo registrato la presentazione alla libreria Ubic, ma è praticamente un romanzo itinerante, sta girando tutta la Calabria, ancora a girare la Calabria, ma poi ve lo spiegherà Angelina, che saluto e alla quale chiedo di spiegarci da dove nasce Sognando la meta e se sta riscuotendo successo quello che lei si aspettava. Grazie. Lo tengo io il microfono, te lo tengo. Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità, per me è bellissimo perché grazie a Sognando la meta io sto avendo l'opportunità di andare in giro per la Calabria e a riscoprire poi dei luoghi che io già conoscevo, ma secondo una prospettiva totalmente diversa. Mai mi sarei aspettata che di fare una presentazione in spiaggia. Nessuno di noi penso se lo sarebbe mai aspettato. Però mi è venuto in mente di farlo. Perché che cosa sta succedendo con Sognando la meta? Sta succedendo questa magia, cioè parlo con le persone del mio progetto e con loro escono fuori delle idee. La spiaggia mi è venuta in mente perché mi piace molto le fotografie che tu fai su Facebook, no? Sono belle, sì, sono belle. La spiaggia è bella, poi valorizza ancora di più il contesto, il libro e le cose che dici. Allora mi sono detta, perché non farlo in spiaggia? Anche perché ogni luogo è un luogo di cultura. Sì. E quindi l'ho fatto in una fioreria. In una fioreria. A Rogliano l'ho fatto in una fioreria, nella fioreria di Ennio Porco e Susanna Stu. Un po'. Sì. e poi da lì ho cominciato a pensare che la libreria era esattamente il luogo meno consono per me per portare avanti il mio progetto. Sognando la meta sta per compiere un anno. Ah, beh. Perché è stato pubblicato il 14 di luglio. Quindi ci siamo quasi, il compleanno si fa il primo anno. Il primo anno. No, non mi aspettavo quello che sta succedendo. Anche perché sono un'autrice indipendente, quindi non ho una casa editrice che mi segue nel percorso, sono io stessa editrice e quindi non mi aspettavo di avere questo successo in giro un po' per la Calabria. Quindi adesso sono qui, lunedì sarò a Taverna, poi andrò a Paola, poi a San Lucido e... Tutte zone di mare. Io volevo farti una domanda, sapendo anche che tu sei psicoterapeuta e poi ci spiegherai che cos'è la yoga della risata, anche perché alla fine di questa presentazione, fuori dai canoni diciamo tradizionali, ci sarà una sessione di yoga della risata insieme alla dottoressa Graziella Mazza. Abbiamo anche la leader. E c'è la leader, ok, allora dopo la... Certificata da un mese e un po'. Quindi sì. Ho seguito tra l'altro le vicende su Facebook, ma voi parlavate ad esempio quando è venuto Richard Romagnoli di recente, il contatto con la terra, quindi è fondamentale anche questo, il fatto di decidere di presentare un libro al mare, quindi stare scalzi e fare queste attività scalzi, non so, ricollega con la pace interiore? Sì, adesso che mi ci fai pensare... Ma che... Mamma. Le psicoterapeute, io... Sì, perché con Sognando la meta io stessa che l'ho scritto sto recuperando in qualche modo il contatto. Quindi l'importanza dei rapporti umani, l'importanza di impegnarsi in prima persona a fare le cose. Sì, e il contatto con la terra è fondamentale, ma nel romanzo si parla molto di terre che si incontrano, no? Quindi la Calabria, l'Etiopia, quindi questi sud che a mio modo di vedere le cose sono diversi per cultura ma uguali per valori. Sì. E quindi sembra che tutto il mondo sia paese per davvero e c'è un rapporto del corpo con la terra che è importante, per cui ci sono anche dei momenti in cui io faccio fare delle escursioni ai personaggi e faccio loro assaporare l'importanza di avere rispetto della propria terra, il rispetto dei luoghi, per cui
Sì, assolutamente, assolutamente sì, domanda pertinente. Molto pertinente, anche perché tra l'altro voi avete presentato il libro a Carlopoli, all'Abbazia di Corazzo, giusto? Sì. Quello è stato secondo me non solo un valorizzare un luogo speciale che prima era all'abbandono, ma poi comunque rendere merito alla cultura che, del territorio, che andrebbe invece esportata. Non solo all'interno della regione ma anche fuori. Ci sono due cose importanti che sono legate all'abbazia di Corazzo. La prima è che Sognando la meta nasce a Corazzo, perché i personaggi principali fanno un sogno e questo sogno ha come cornice il monastero di Corazzo. Io consapevolmente decido di non dare un nome al monastero, come non ho voluto dare un luogo nemmeno ai paesi della Calabria, perché volevo che tutta la Calabria fosse interessata dall'argomento. Ma Sognando la meta nasce lì a Corazzo, io ho un ricordo speciale a Corazio, lì ho avuto l'illuminazione per scrivere il libro? L'illuminazione dell'importanza dell'amore. E poi da lì è partita questa cosa. Io volevo in qualche modo dare una cornice importante a questa cosa. E poi la seconda cosa dell'abbazia di Corazzo, e questa è una cosa che è venuta dopo. Sì. E aver conosciuto i ragazzi del progetto Gedeone, ne approfitto per parlarne un attimo. Sì. Questi ragazzi hanno avuto la grandiosa idea di rivalorizzare l'abbazia, e nel giro di poco è diventata luogo del cuore, del FAI. Sì. Proprio perché loro credono nella propria terra, e ci hanno creduto così tanto che adesso l'abbazia di Corazzo sta gradualmente diventando di nuovo quel centro culturale, spirituale, umano che è sempre stato da quando, insomma, Corazzo è nato. Per cui poi da una sensazione mia e dall'importanza che io poi do all'amore, siamo arrivati anche alla possibilità di intessere rapporti con questi ragazzi che sono straordinari. Io invito tutti a venire all'abbazia di Corazzo e a conoscere questi ragazzi, che stanno facendo un lavoro meraviglioso, davvero meraviglioso. Tra l'altro io ci sono stato, mi è capitato con l'inaugurazione di un'altra associazione che si chiama New Day, che è anche un'altra associazione molto importante del territorio, e bisogna dire che ci sono delle eccellenze proprio a livello di persone che decidono di mettere il proprio impegno non solo nella valorizzazione di luoghi ma anche delle persone stesse. Eh sì, perché poi il progetto Gedeone, nel progetto Gedeone fa parte l'associazione San Pietro e Paolo, sì, l'associazione New Day, il CSM del Reventino, quindi è una rete, sì, una rete che funziona, che sta funzionando molto, molto bene, e quindi è sicuramente importante per la Calabria riconoscere il ruolo culturale dell'abbazia di Corazzo, che è un luogo di ispirazione. Certo. Angelina, per ritornare al libro, tu nel libro parli di amore, di amicizia, di sport, di tante, diciamo, caratteristiche di noi persone, ma soprattutto riesci a scavare nell'animo umano e riesci a tirare fuori quello che è poi l'ambizione che magari nessuno sa di avere e che poi invece scopre con un percorso. Infatti la meta è diversa per ognuno, ma c'è. Sì. Io ho voluto costruire, ho cominciato scrivendo Sofia, sì, poi Sofia si è chiamata gli altri personaggi, ma è stata brava, la scrittrice è Sofia, troppo brava, troppo troppo brava, ogni personaggio fa il suo percorso, ogni personaggio scopre che per conoscere se stessi è necessario innanzitutto essere coerenti, essere autentici e avere il coraggio di incontrarsi con l'altro. Allora la diversità diventa il punto di unione, sì, diventa la possibilità per i personaggi di guardarsi anche attraverso gli altri e di rivedere in se stessi la propria autenticità. Ognuno fa il suo di percorso, ognuno fa il suo. Ognuno ha la sua storia da raccontare, ma ciò che rende meravigliosa la loro vita è il fatto che loro si danno l'opportunità di incontrarsi con l'altro. Quindi si scoprono l'uno con l'altro, magari rimangono, io rimango delle mie idee, però mi lasci qualcosa in questo scambio. Sì, perché c'è il rispetto. Sì.
cioè ognuno ha la sua idea, ognuno ha il suo progetto, io accetto te per quello che sei e tu accetti me per quello che sono e insieme possiamo fare un tratto di strada. Questo tratto potrà essere lungo, potrà essere breve, non importa. Potrà durare tanto, poco, non importa. Quello che importa è che ci si incontra. Quindi questo è il messaggio. E quindi poi arriva il rugby. Il rugby per me diventa una metafora fondamentale. Io non conoscevo il rugby, non posso dire di essere un'esperta di rugby, nonostante lo abbia studiato, ma ho scoperto che questo sport, che è mediaticamente minore, ringraziando il cielo, perché è mediaticamente minore? Peccato. Tutti parlano del calcio, il calcio, perché ci esiste il rugby anche. Il rugby è uno sport che, a mio modo di vedere le cose, dovrebbe proprio entrare nelle scuole, perché ha una serie di valori molto importanti. Io credo in generale nello sport, per me, lo dico sempre in giro per le presentazioni, per me anche giocare a boccette è fondamentale nella vita di un essere umano, perché è sport, è movimento, è stare con gli altri. Il rugby mi ha affascinato perché ha questa cosa di fidarsi dell'altro senza poterlo guardare in faccia, cioè tu puoi far punto fidandoti di chi sta dietro di te, perché tu vai avanti non guardando indietro, ma sapendo che dietro di te c'è qualcuno che ti guarda alle spalle in fondo. Esatto. E quindi questo meccanismo di andare avanti guardando indietro è fondamentale. Ed è la fiducia, che è un valore importante. Magari io non ho scritto la parola fiducia, ma emerge perché i due personaggi, Sergio ed Ettore, imparano a conoscersi, imparano a mettere in comune i loro talenti e diventano prima amici, poi fratelli di scelta, no? Perché c'è poi questa cosa di riconoscersi in quanto esseri umani, no? E quindi si superano poi le difficoltà, le differenze. All'inizio questi due personaggi non si possono vedere perché Ettore non si sa di dov'è, centro nord, anche lì non ho voluto dare un no. Mentre Sergio è certamente calabrese nell'accento, negli atteggiamenti, nell'esuberanza, nella determinazione. E i due, che hanno dei caratteri diversi, all'inizio si scontrano attraverso il rugby e attraverso i ruoli che all'interno di questo sport ogni giocatore ha, loro scoprono che sono sono entrambi fondamentali. Nel calcio c'è il campione, sì. C'è Del Piero, c'è Palanca, sì. nel rugby sicuro ci sono i campioni, ok? Sicuro. Ma sono complementari, cioè non un bergamasco non può andare avanti se non c'è qualcun altro dietro, cioè sono troppo importanti l'uno con l'altro, quindi allora perdono i nomi, no? Perdono il VIP e insieme costruiscono gruppo, fanno squadra, e questa è una cosa molto bella. Io poi ho avuto anche l'onore di conoscere i ragazzi del clan Catanzaro Rugby, che tra le altre cose hanno partecipato al campionato nazionale e sono arrivati terzi. Applauso, bel risultato, sì. Grande risultato. Questi ragazzi sono fantastici. Quando hanno presentato il mio libro, loro non sapevano nemmeno che faccio avessi. Mi hanno dato una fiducia a prescindere, cioè si sono fidati di chi gli ha detto venite, cioè Mario Rotella. Ah. Io li ho conosciuti al Vrugale, che è un ristorante molto carino a San Pietro Apostolo di Andrea Rotella, lì l'abbiamo fatto fuori. Tanto dove fai tu una presentazione del libro? Nel ristorante, sulle spiagge, così si fa. Sì, ormai lo fai in qualunque posto. Sì, ovunque. E arrivano questi ragazzi con la palla del rugby. E il capitano della squadra si siede accanto a me e fa un'analisi del mio testo e dice: Sofia è una grande rugbista. Io, Sofia, ma non l'hai detto. Metto che... ho sbagliato a scrivere il romanzo, i nomi, tutto. Oh, porca miseria. E invece lui mi dà una spinta anche a riguardarla, Sofia, da un'altra prospettiva, perché un conto è scrivere, un conto è leggere, e anche tu che hai scritto, quando la rileggi la storia, scopri dei personaggi, scopri delle sfumature che tu pensavi di non aver dato.
Può darsi che nel momento in cui le hai scritte effettivamente quelle sfumature non le hai date, ma è il fatto che qualcuno ti ci fa pensare che poteva averla, che ti dice cavoli, ce l'ha. È vero. E quindi questa cosa, allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo che io incontro persone speciali, che io incontro disponibilità. Allora penso ad Andrea che mi dice di sì al suo ristorante, penso a te alla spiaggia di Nocera, penso a tutte le persone che mi stanno accompagnando in questo percorso e dico che sognando la meta è questo, cioè intessere rapporti, stare a terra, coltivare la fiducia, coltivare l'umiltà, coltivare la gratitudine e andare avanti. Ovunque io posso arrivare con Sognando la Meta, per me ogni giorno che posso parlare del mio progetto è motivo di gioia, no? Io ho scoperto le 6A. Le 6A? Le 6A. La prima A è l'aria, quindi abbi cura della tua respirazione, perché respirare è fondamentale. Abbi cura, seconda A, dell'acqua, di bere acqua, perché ti nutre. Abbi cura di fare movimento, attività fisica, perché ti aiuta a prenderti cura del tuo corpo. Coltiva l'allegria, coltiva l'amore, coltiva tutto quello che ti serve per stare nel presente, dare importanza a quello che fai e a quello che gli altri fanno per te tutti i giorni. E questo è quello che ti può aiutare a raggiungere l'obiettivo. La meta in questo caso. La meta. Io non voglio togliere, diciamo, il gusto e la curiosità di scoprire questo libro di Angelino Pettinato, Sognando la Meta, che diciamo è un romanzo edito da Narcissus, e soprattutto vorrei dire ad Angelina che le cose che riescono a emergere nel libro sono tante, tra cui anche quello della lotta alla criminalità. Non voglio togliere, appunto, ripeto, la sorpresa, però credo sia un aspetto molto importante nella terra in cui viviamo, quella di ribellarsi dicendo di no, ma ribellarsi con positività, come hanno fatto i protagonisti. Sì. In questo Sergio e Antonio, cioè Sergio il padre e Antonio, danno una grande importanza più che al no, al sì a se stessi. Esatto. Cioè, per combattere la criminalità tu devi decidere a che parte stare. Non è decidere se stare dalla parte della criminalità o no, è decidere se stare dalla parte di se stessi o no. Dalla tua parte. Dalla nostra parte. Sì. Allora, l'Andrangheta viene citata, ma quel che viene raccontato è tutti i sì che i personaggi dicono ai loro sogni. E questo è questo è il messaggio che io vorrei passasse. Allora, Sergio dice di sì a se stesso, dice di sì a suo padre, dice di sì alla sua terra, non pensa devo dire di no all'Andrangheta, pensa devo dire di sì a me, alla mia gente, alla mia terra, al mio essere una persona per bene. Sì, perfetto. A questo punto io vorrei sapere se tra il pubblico c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Domande. Sono sicuro che comprerete il libro e poi mi farete la domanda dopo che l'avrete letto il libro, perché giustamente adesso non si sentono forse ispirati. Domande. No, secondo me hanno voglia di fare un bagno, questa è la verità. Il fatto che tu abbia fatto la presentazione in spiaggia è, da un punto di vista, è bellissimo, però se è così rilassante che uno si lascia andare, dice no, adesso sto così bene, sto in pace, non voglio rispondere a nessuna domanda. No, vero, ti dico la verità. Comunque io chiuderei questa bellissima intervista con una frase, che è la frase che tu hai messo in copertina al libro, che è: la felicità è amore, nient'altro, che è dire Herman Hesse. Il tuo rapporto con Herman Hesse, e qui chiudiamo, come mai hai messo questa frase? Me l'ha consigliata Raffaele Arcuri. Raffaele Arcuri è un maestro del nostro territorio, del Reventino. Lui ha curato un po' l'editing, sì. Mi ha aiutato molto e mi ha aiutato anche a fare la copertina del libro. Questo cielo è il cielo di Calabria, per intenderci, quindi questo è un uccellino della Calabria. Quindi è tutta roba nostra. E dopo averlo letto e quindi editato per la terza volta, perché non si capisce quanti editor ho avuti, lui mi ha io volevo una frase d'effetto,
E lui mi ha fatto leggere questa frase e mi è piaciuta perché è sintetica e dice tutto quello che c'è da dire. Il mio rapporto con Hermanès è conflittuale. No, ho letto Siddhartha, mi è piaciuto molto. Non conosco bene l'autore, ma quando ho letto Siddhartha in realtà mi era piaciuto molto. E beh, sì. Poi tu, essendo psicoterapeuta, e comunque io sentendo Richard Romagnoli quando ho fatto il corso, insomma la sessione di yoga della risata, è molto orientale e comunque ti ricollega alla personalità del Siddhartha in tante cose. Però vabbè, è bello secondo me concludere con la felicità e amore e nient'altro, visto che amore nel libro ce n'è tanto, sotto tanti punti di vista e sotto tante forme. È l'amore per la natura, l'amore per lo sport, l'amore per le amicizie, l'amore per i viaggi, l'amore per coltivare un sogno e arrivarci fino in fondo con quest'amore che è la tua strada. Questo è. Grazie dell'opportunità, grazie di cuore. Grazie a te Angelina, quindi ricordiamo Angelina Pettinato, Sognando la meta, è un romanzo che consiglio a tutti, si legge veramente benissimo, lo leggerete sicuramente in una sera, ti possono trovare su internet, su Facebook. Sì, sono su Facebook, c'è una pagina che si chiama proprio Sognando la meta, ma ho anche il mio profilo Angelina Pettinato, c'è il blog che sognando la meta romanzo @blogspot.it. Da qui a 3 settimane sarà disponibile, si potrà prenotare il cartaceo su Amazon. Per il resto ci vediamo durante le presentazioni in giro per la mia terra.